Spesso ci è capitato, quando si guarda un film in costume settecentesco o si ascolta della musica del passato, di imbattersi in alcune melodie prodotte dal suono di uno strumento particolare, dal timbro nasale, a volte penetrante ma dolce e suadente, che generalmente si fatica a identificare. Un timbro che assomiglia a quello di una tromba misto a quello di un clarinetto, ma che evoca sensazioni davvero uniche. Ebbene, questo strumento è l'oboe, nome piuttosto strano che deriva dal termine francese hautbois, letteralmente alto legno o legno acuto o anche legno fragoroso, rumoroso. L'oboe è uno strumento che ha origini molto antiche. Uno dei suoi progenitori è ad esempio il laulos, strumento ad ancia doppia, presente addirittura nell'antica Grecia. Il diretto antenato dell'oboe è però la ciaramella, il più piccolo della famiglia delle bombarde, molto diffuso nel Medioevo. La caratteristica della ciaramella è quella di avere un suono molto potente e aspro, ideale per suonare all'aperto. Per tutto il XVII secolo, cioè il 1600, la ciaramella, o detta anche ciaramello o cennamella, era lo strumento ad ancia doppia considerato il diretto antenato dell'oboe. La ciaramella mantenne la sua forma più antica, era costruita in un unico pezzo dalla linea molto molto semplice e con il foro interno, detto anche cameratura, fortemente conica ed una grossa campana posta nella parte finale. Questo strumento aveva un suono molto aspro e potente, quasi appunto come quello di una tromba, e veniva usato principalmente nelle feste popolari, dai pastori o anche nelle battaglie, facendo parte allora della fanfara che precedeva l'esercito in battaglia. Ma è solo nel secolo successivo che l'oboe assume una forma che permise di acquisire un timbro più morbido assieme a una maggiore gamma dinamica. Questo che potete vedere è l'oboe del periodo barocco ed è il risultato dell'inventiva dei fratelli Jacques e Nicolas Otteter. Jacques Otteter scrisse un importante trattato in cui presentava il flauto traverso, il flauto dolce e il nuovo oboe perfezionato. Questi fratelli svilupparono questo nuovo strumento assai più utile e soprattutto capace di emettere tutte le note della scala cromatica una discreta omogeneità, cosa che alla ciaramella era quasi del tutto precluso. Il nuovo strumento venne costruito in tre parti. Le linee perciò acquisirono, grazie alla eleganza di queste tre parti, una presenza più ricca con modanature ottenute al tornio, ma è soprattutto la sezione interna, ovvero la famosa cameratura dello strumento, ad evolversi, passando dal profilo sbalzato e spigoloso dei primi esemplari fatti dagli Otteter a un profilo composito, il quale rimarrà inalterato per quasi due secoli fino all'avvento di altri artigiani francesi, tra i quali Selner, Brod e in seguito Loré, che alla metà dell'Ottocento apporteranno nuove radicali innovazioni allo strumento che poi nel Novecento diventerà così. La cameratura dell'oboe barocco è a sezione conico-parabolica nel pezzo superiore, conica nel pezzo centrale e cilindrica alla giunzione tra pezzo inferiore e campana, questo è anche detto tenone, questa è detta mortasa, e la campana è decisamente svasata e presenta alla base uno spesso bordo verso l'interno. L'oboe barocco, ancora privo di portavoce, il registro superiore si ottiene regolando principalmente l'ansa tra le labbra, ma anche producendo una maggiore insufflazione della colonna del fiato mista a un'adeguata impostazione della cavità vocale, presenta sei fori per le dita,
di cui uno o anche a volte due doppi, come si può vedere qui, e come diciamo anche il contemporaneo flauto dolce aveva, e due chiavi, una piccola per il mi bemolle e una per il do basso, ovvero per i fori che le dita non possono raggiungere. La sua estensione è di quasi due ottave e mezza, partendo dal do centrale, ma per lungo tempo lo strumento non avrà a disposizione una chiave per ottenere il do diesis basso. L'oboe barocco, come dicevo, si compone di tre parti. La parte superiore, che ha sulla sommità un caratteristico rigonfiamento chiamato in gergo cipolla, e sopra si inserisce un tubo e poi lancia. Secondo alcuni, questa cipolla è la vestigia della pirouette, ovvero il supporto per le labbra che era parte integrante del lancia nella ciaramella rinascimentale, che oggigiorno rimane solo nei modelli tedeschi, o meglio nei modelli viennesi, mentre in quelli francesi la cipolla è solo accennata. Personalmente penso che la cipolla serva per ottenere un maggiore equilibrio, lo strumento, sebbene verso la metà del 1700 si produsse anche uno strumento cosiddetto strike top, ovvero un oboe mancante di questa cipolla, senza che questo ovviamente influisse nella qualità timbrica, e che pare essere stato adottato soprattutto in Inghilterra. La parte centrale ha solamente due chiavi, le uniche, la chiave di do e la chiave di mi bemolle. Quella di do si può notare perché ha una forma a cuore o a coda di pesce o a farfalla, in modo da poter essere azionata dal mignolo della mano destra, ma lo stesso anche vale per quella del mi bemolle, quindi c'è un salto che si deve fare. In origine l'oboe poteva avere anche tre chiavi, una anche qui a sinistra, perché lo strumentista poteva suonare in maniera, diciamo, contraria, con le mani rovesciate. La parte finale, ovvero campana, è di maggiori dimensioni rispetto a quella dell'oboe contemporaneo ed è munita di due fori di sfogo laterali, impossibili da tappare, ma che sono indispensabili per regolare l'intonazione. Se si suona seduti, qualche volta si possono, con le ginocchia si possono chiudere questi fori producendo una nota un poco più bassa. Per gli oboisti moderni, iniziare a suonare l'oboe barocco, hoboi, presenta un miscuglio confuso di elementi familiari e nuovi, per esempio le diteggiature diatoniche di base e la sensazione di soffiare nell'ancia è abbastanza simile all'esperienza che si ha con lo strumento moderno, ma le continue e indispensabili diteggiature cosiddette a forchetta o a doppio foro producono delle risonanze irregolari. Inoltre la consapevolezza che non esiste nessun foro o portavoce per produrre le ottave e spesso una stessa digitatura per produrre più di una nota può sembrare alienante, frustrante. Inoltre lo stile barocco richiede delle sottigliezze e diversità di articolazioni che spesso non sono familiari agli oboisti sinfonici moderni, e io ne so qualcosa perché quando ho cominciato a suonare questo strumento 38 anni fa mi sono trovato veramente a disagio. Devo rimandare diversi trattati dell'epoca che, sebbene non siano quasi mai stati dedicati all'oboe, specificamente all'oboe,
se non in rari casi, sono fondamentali per avere un'ampia conoscenza e idee molto chiare su come vada eseguita la musica barocca e in particolare per questo tipo di strumento. Per esempio accenno al trattato di Otterter che ho qui, a quello che ho prima citato, a quello più tardo di Quantz, di Fischer, eccolo qua, oltre ovviamente ai vari altri trattati francesi e inglesi dei quali posso fornire indicazioni più specifiche tramite la mia mail per coloro che ne fossero interessati. Dunque, l'oboe che vedete nelle mie mani è uno strumento in do ed è costruito in legno di bosso, ma in molti casi si usavano anche altri tipi di legno da frutto o legno di ebano, che è un legno molto forte, molto scuro, e in rari casi anche in avorio. In questo caso si tratta di una copia di uno strumento di Thomas Tansby Jr. del 1720 circa. È intonato all'altezza della centrale a 415 Hz. A differenza dell'oboe moderno, che è intonato a circa 441-442 Hz. È interessante notare che questo tipo di oboe, ovvero oboe barocco, che nasce in Francia, come ho già detto prima, nella seconda metà del 600, nell'arco di una trentina di anni si propaga in quasi tutti i principali paesi europei ed in Italia arriva all'inizio del 1700, grazie anche ad alcuni oboisti francesi, come nel caso di Alexis Saint-Martin, che si stabilì a Milano e che fu il padre del virtuoso di oboe Giuseppe Sammartini e del compositore Gian Battista. Mentre a Venezia, già intorno al 1705-1708, troviamo suonatori del cosiddetto nuovo oboe, quali il francese, probabilmente di origine spagnola, Ignazio Rion, i tedeschi Ludwig Hermann, che poi andrà a Bologna e in Toscana, e Ignazio Sieber. Tommaso Albinoni e subito dopo Antonio Vivaldi furono i primi in Italia a comporre dei concerti per questo strumento, addirittura il prete Rosso ne compose ben 21, la maggioranza dei quali furono scritti forse per il virtuoso appunto Giuseppe Sammartini. Sempre all'inizio del Settecento l'oboe viene utilizzato come raddoppio degli archi e in questo modo concorrerà ad ampliare lo spettro sonoro, ma soprattutto la correlazione timbrica che diverrà tipica di molta musica barocca. Bisogna dire che l'oboe nella forma barocca prima e preclassica dopo la seconda metà del 1700, quindi dopo il 1750, diverrà assieme al violino lo strumento principale più impiegato dei compositori, anche grazie alla presenza di grandi virtuosi, prima ho citato Sammartini, ma Giovanni Benedetto Platti, padovano, Matteo Bissoli, bresciano, ma che viveva a Padova, e poi c'era tutta la dinastia dei Besozzi di Parma, per quanto riguarda almeno l'Italia. Mentre in Francia troviamo tra gli altri gli Otterter, già nominati, della Bar, Desmesure, Philidor, Chédeville, ne ho citati qualcuno ultimamente, no? Mentre in Germania possiamo annoverare i due virtuosi François Le Risch, di origine belga, Johann Christian Richter, per il quale Vivaldi scrisse la famosa sonata RV53 in Do minore, ma anche Peter Glosch, Franz Simon Schwebacher, che fu anche un costruttore di oboi, di cui uno in avorio è conservato al Museo Correr di Venezia. Johann Ludwig Rose, Johann Caspar Gledisch, Johann Gottfried Kornagel e ovviamente molti altri nomi a noi oggi sconosciuti, ma che hanno ispirato compositori del calibro di Telemann, Bach, Handel, Vivaldi, Albinoni e moltissimi altri, hanno ispirato questi compositori a scrivere per questo tipo di strumento abbinandolo a ogni tipo di organico allora in voga, tranne che oboe solo. Ricordo che il 1700 fu in assoluto il secolo in cui venne prodotta la maggioranza di composizioni per l'oboe, ovvero oltre 10.000
brani, cosa che non si è mai più ripetuta nei successivi 250 anni. Tutto ciò ci fa capire l'importanza che questo tipo di strumento assunse agli occhi dei compositori, degli strumentisti e del pubblico che ascoltava. Del suono prodotto dall'oboe barocco ci restano diverse testimonianze scritte da persone spesso estranee alla musica, che restarono affascinati dal timbro e dal suono di questo strumento, così come ancora oggi succede. Il compositore che scrisse maggiormente per l'oboe fu senza dubbio Johann Sebastian Bach, che lo inserì nelle sue quattro taglie o forme di oboe, oboe d'amore, tail e oboe da caccia. E lo inserì appunto in quasi tutte le oltre 200 cantate sacre, in alcune profane, che sono pervenute a noi, nonché in oratori e passioni, anche se stranamente quasi del tutto assente nella musica strumentale, se si eccettuano i primi due concerti brandeburghesi e tre delle quattro suite orchestrali. È vero che esistono almeno quattro concerti per l'oboe di Bach, oboe d'amore, ma sono ricostruzioni attuali con le quali si presume Bach avesse composto inizialmente per l'oboe e andate perdute. Ho parlato di oboe d'amore ed ecco qui una copia di questo strumento che si presume sia stato inventato dal costruttore Heinrich Eichentopf di Lipsia intorno al 1715. Eichentopf era un artigiano che collaborò con Bach e Graupner per la realizzazione di questo strumento, che è tagliato una terza sotto all'oboe in Do. Va da sé che il suono in questo caso è ancora più dolce, più brunito e forse per questo viene denominato oboe d'amore. Ma ricordo che giusto in quel periodo i compositori, Telemann fra tutti, scrissero alcuni brani anche per il flauto e la viola d'amore, strumenti che generalmente sono costruiti tre toni più bassi rispetto al correlativo strumento acuto. Che la campana in questo caso è una campana fatta a cipolla, molto molto interessante, proprio forse per contenere un po' il suono più morbido. Il primo compositore che impiegò l'oboe in una cantata nel 1717 fu proprio Graupner, ma subito dopo di lui sia Telemann che Bach scrissero per questo strumento vari concerti e arie di grandissimo virtuosismo. Ed ora parliamo un attimo brevemente dell'ancia. L'ancia è formata da due palette di canna di bambù, che sono legate in un tubicino, in un piccolo tubo, che si può vedere qui, anche se non nel dettaglio, ma su questo rimando a due miei tutorial che sono pubblicati in YouTube. L'ancia in pratica è il cuore dell'oboe. Senza di questa l'oboe può essere molto bello, può essere uno strumento stupendo in avorio, in bosso, in ebano, ma se non c'è l'ancia non si può produrre nulla, perché l'oboe è uno strumento vuoto che non produce alcun tipo di suono. Il suono appunto viene prodotto da questa piccola canna che viene posta tra le labbra rientrano a cuscino e provoca una specie di suono che poi viene modulato ovviamente con i fori. Quindi, come si può sentire, una serie di suoni ovviamente, e una volta che viene inserita appunto nello strumento le labbra si ripiegano e ovviamente con una certa dose di fiato ma anche di controllo, e questo, su questo ci vogliono anni, ecco che si riesce a suonare la differenza tra un bel suono morbido
e un suono cosiddetto slabbrato o sotto poco controllo del fiato o con labbro stanco o un'ancia che non sia buona, perché anche qui ovviamente poi bisogna fare tutto un discorso. Come si può capire, posso suonare forte, piano, qualche nota può anche non succedere, non è uscire. Se l'ancia non è ben lavorata con il coltello, ma ripeto, su questo si possono vedere due miei tutorial come si realizza un'ancia di oboe barocco. Thank you.